adatta agli argomenti della resistenza, diventa veramente un momento fondamentale. Perché bisogna essere onesti, storicamente il ruolo della donna non è stato mai esplorato e rivendicato in maniera corretta. Lo diciamo in una città che ha visto probabilmente uno dei fenomeni più importanti della resistenza, che aveva una caratterizzazione completamente femminile, lo sciopero della Ripa. Lo diciamo nella città che ha visto il esposto in piazza Sassi il corpo dei dispersari. Ci tengo a ricordare che anche per i dispersari è successo qualcosa di anomalo, come è successo per molte donne. Il ruolo che hanno avuto, un ruolo attivo nella resistenza, non è stato riconosciuto subito. La medaglia d'oro di dispersari tardiva. Tra l'altro, infatti, dato che è abbastanza fascinante, il numero delle medaglie d'oro al ruolo militare per meriti resistenziali delle donne è variabile, è passato da 16 a 19. E fa pensare, perché la stessa cosa è successa negli Stati Uniti. Le minoranze etniche statunitensi, quindi gruppi etnici come pelle rossa, piuttosto che come persone di colore, hanno visto riconosciuti le loro medaglie 30 anni dopo, 40 anni dopo, 50 anni dopo. E quindi bisogna dire anche questo: il ruolo della donna nella resistenza è stato sottovalutato, anche se finalmente adesso lo si riprende anche dal punto di vista intellettuale, perché l'Italia ha avuto oltre 11 stati, mi viene a pensare al Torre di Lusso, veramente personaggi che hanno segnato la cultura, la Tagliaghigo assolutamente una gigantesca. Fondamentale che venga recuperato e che venga riappropriato il ruolo che spetta alle donne, e questo è importante che voi lo facciate, perché la storia è importante. Ricordo solo una cosa: questa sede è dedicata a Sergio Giammarchi, che è stato partigiano del battaglione Corbari. Ecco, l'ultima prima cosa che diceva sempre le donne, non c'è sempre stata la resistenza. Grazie e buono. Posso dire una cosa a riguardo? Ma non solo non sono state riconosciute, state boicottate, e detti che loro dovevano stare a casa a fare la cassetta, non andare su a fare le partite. Allora, vi ringrazio, Vico, per questa sua sempre sollecita e sempre puntuale precisazione e saluto. Allora, buon pomeriggio a tutte e a tutti, e grazie di essere qui con noi a questo ultimo incontro della piccola rassegna estiva che ormai da diversi anni Udi Forlì APS propone, per pensare e ripensare alla memoria come ad un'azione attiva e dinamica, legata in modo particolare alla storia delle donne che hanno voluto trasmetterla a voce e scritta. Perché la memoria e la storia, noi donne ce lo ripetiamo spesso, può cambiare anche sostanzialmente quando a raccontarle sono le diverse voci di uomini e donne. E in questo ultimo incontro ci pare ancora più evidente sottolineare questa differenza, a cui vorremmo dare il valore indiscutibile di un confronto necessario per accedere a quella verità che troppo spesso ci è stata trasmessa solo parzialmente. Attraverso lo sguardo di tutte quelle donne che nello scrivere o nel raccontare la loro storia personale e collettiva sapevano addentrarsi anche in quel futuro tanto desideroso di cambiamento e di diritti per tutte e per tutti, che 80 anni fa, così come oggi, era un'urgenza che solo in parte si è realizzata. Come sempre, apriamo i nostri incontri facendo dei ringraziamenti, e soprattutto a coloro che hanno contribuito a che questo piccolo progetto si realizzasse. Quindi in primis ringraziamo il Comune di Forlì, assessorato alle pari opportunità, l'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea e l'AMPI di Forlì Cesena, che da sempre si impegna per dare al tema della memoria la giusta rilevanza che merita. Vorrei portarvi poi i saluti di Brunella Turci, che è trattenuta a Roma per problemi familiari, ma si dispiace moltissimo di non poter essere con noi a questo ultimo incontro. Si uniscono ai saluti di Brunella anche quelli di Ines Briganti, presidente dell'Istituto Storico. Anche lei oggi purtroppo è impossibilitata a venire, ma ha detto a noi tutte di salutarvi e di fare sentire la sua vicinanza. Adesso il nostro saluto e il nostro ringraziamento però più particolare sono dedicati alle nostre protagoniste di oggi: Valeria Paola Babini, la scrittrice che oggi ci presenterà il suo libro, e Marisa Fabri, che voi tutte conoscete, che dialogherà con l'autrice. Insieme
ci presenteranno questo libro, di cui io poi vi leggerò alcuni brani, un libro denso di memorie e di interessanti sollecitazioni estremamente attuali, il cui titolo è Parole armate, le grandi scrittrici del Novecento italiano fra resistenza ed emancipazione, e che a fine incontro chi vorrà potrà acquistare qui da me. Sono d'obbligo due parole per presentarvi la professoressa Valeria Paola Bavini, docente di storia delle scienze, della scienza e delle tecniche presso il Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell'Università di Bologna, dove insegna anche storia della psicologia. Ha dedicato le sue ricerche alla storia della psichiatria, della psicologia, della sessualità, nonché alla storia delle donne, con particolare attenzione al legame tra scienza, cultura e società. Il tema delle diversità è stato il filo rosso che l'ha guidata nel suo lavoro di ricerca storica, particolarmente dedicata alla psichiatria e all'antropologia italiana e francese, su cui ha scritto numerosi saggi e monografie. Fin dai primi anni Ottanta ha condotto ricerche storiche che incrociavano la storia delle scienze con la prospettiva di genere. Tra i suoi libri più recenti, Una donna nuova, Il femminismo scientifico di Maria Montessori, Il caso Murri, una storia italiana, Liberi tutti, manicomi e psichiatri in Italia, una storia del Novecento, Sessualità italiana sconosciuta, e ultimo, ma non ultimo, Parole armate, che vi presentiamo questo pomeriggio e che ricostruisce una pagina della storia d'Italia ancora poco nota, seguendo alcune scrittrici salviane, tra cui Anna Banti, Maria Bellonci, Alba de Cespedes e Natalia Ginzburg, e ricostruendo il ruolo che hanno svolto durante la Resistenza e nell'immediato dopoguerra, continuando a combattere con l'arma della parola per una democrazia capace di calarsi fin dentro la relazione tra i due sessi. Un racconto avvincente che intreccia storia, letteratura e vita femminile. La guerra di liberazione, qui in Italia non è certo mancata la partecipazione civile, ha aperto la speranza di un futuro migliore, tutto da costruire o ricostruire, donne e uomini insieme. In quella straordinaria stagione dell'Italia anche le donne hanno partecipato alla resistenza, prendendo in mano la loro vita e combattendone in modi più diversi. Hanno sostituito gli uomini nel lavoro, hanno sostenuto le famiglie, hanno offerto solidarietà, rifugio e cura ai partigiani. Pur essendo attive e partecipi, non tutte hanno imbracciato le armi. Alcune di loro hanno scritto, parlato alla radio, istigato al sabotaggio, alla rivolta contro il nazifascismo. Insomma, hanno usato le parole come armi. La comunicazione è stata la loro trincea. Passo adesso la parola alla nostra ospite, a Valeria Paola Bavini, alla quale esordisco facendo una domanda che mi sembra di pragmatica. Come nasce e perché nasce Parole armate? Grazie. Beh, come nasce è importante, non so, per me è importante raccontarlo, per cui provo a dirlo. Come la mia ricerca l'ha già raccontata chi mi ha preceduto, e quindi io aggiungo solo che mentre facevo tutti questi studi, mentre mi avvicinavo all'epoca in cui cominciavo a lavorare su queste donne nella resistenza, ma donne intellettuali, scienze, adesso vi dirò come ci sono arrivata, non è stata una scelta subito voluta. Io facevo all'Università di Bologna, avevo istituito e organizzato il seminario, un corso istituzionale sulla violenza contro le donne per 3 anni, l'unico di tutta l'università italiana, che era obbligatorio per gli studenti di filosofia, che mi sono presa molti riproveri di quella obbligatorietà che io ho voluto, e che però era aperto alla cittadinanza. Io l'ho solo organizzato e sono venuti a parlare moltissime persone per 3 anni di seguito. Questo perché lo racconto? Perché forse leggendo il libro qualcuno si accorgerà di questa mia sensibilità sul tema dei rapporti uomo-donna, sul tema della violenza, sul tema che si ritrova nel libro, e che quindi forse sotto sotto, anche se sembra una situazione che non lo tocca, secondo me era dentro di me quando scrivevo e quando lavoravo. Il libro ha avuto un inizio totalmente casuale. Io sono una che legge molti romanzi, mi piace molto la letteratura, e avevo comprato, è stato così, di Natalia Ginzburg. Questo dico la verità perché oggi, riguardandolo per voi, ho visto Valeria 2010, quindi io l'ho comprato nel 2010, ho cominciato a lavorare per un libro uscito nel 2018, nel 2010. E il libro che esce di Natalia Ginzburg è del 47, siamo quindi poco dopo
grossa nuvola di fumo nero, e lui che si scorgeva dal finestrino e salutava col fazzoletto. Gli ho sparato negli occhi. Queste sono le prime cinque righe di questo romanzo che mi ha raggelato. Mi ha raggelato perché io arrivavo ad aver scritto il libro sui manicomi, Liberi tutti, e avevo visto, mi aveva colpito una cosa, che nel 47, quando esce il primo Levi, Se questo è un uomo, esce in una piccola casa editrice torinese, De Silva, perché Einaudi gli ha detto di no. Il rifiuto di Einaudi, che passa attraverso le parole di Natalia Ginzburg, che è allora nella redazione di Einaudi, e ha l'approvazione, il sostegno del rifiuto di Cesare Pavese, che dice basta con queste cose, bisogna dargli qualcosa di diverso da un libro, da un libro troppo coinvolgente sul piano. Cinematografico, no? Poi sparato negli occhi, non è una cosa semplicissima, non tra, dice negli occhi. Pensate allo sguardo, no? Impedire lo sguardo, è lo sguardo del padrone, lo sbagliato, mi ha sparato negli occhi. E dico, ma come? Io rimango nel 2010 colpita da questo inizio e invece l'hanno fatto scorrere così come un libro che prendeva il posto di un libro, Se questo è un uomo, che avrebbe sconvolto, perché parlava del lager nazista. Allora, capito, lì ho cominciato a pensare che questo libro, poi l'ho letto, e poi nel libro se ne parla molto, la protagonista, che è il mio narrante, recupera tutta la storia che sta dietro a questo sparo, va all'indietro e racconta la storia, diciamo, di un matrimonio così infelicemente normale, ecco, che ha questo esito, quindi vi lascio un po' a me, non so, dovete comprare il libro, dovete leggerlo, così io scrivo meglio di come parlo e quindi è più interessante vederlo. Però era che a quel punto questo libro non mi risultava affatto un libro non politico, forse non l'aveva capito Cesare Pavese, ecco, questo è il punto mio. Perché in questo periodo in cui la cronaca nera riapre dopo la chiusura del fascismo, in cui le donne vengono sui giornali con grandi avvenimenti tipo Rina Forti, grandi delitti, esce una rivista che si chiama Crimen, che è una rivista specifica che parla solo dei delitti e le donne sono in prima linea, come dire, avete voluto il voto, adesso però pagate anche il fatto di essere criminali, come se anche lì ci fosse. Ecco, in quel momento lì, in questo frangente, la Natalia Ginzburg scrive un romanzo in cui non va a uccidere uno che le ma non fa un, come si dice, un omicidio per onore, per difendere il suo onore, per difendere qualcosa come era nella criminalità più normale. Uccide un uomo perché è, non so come dire, un uomo sfacciatamente marito, talmente libero anche di tradirla perché ha dalla sua la legge, perché l'adulterio è un adulterio che viene pagato col carcere se è femminile, ma completamente, come dire, lasciato essere nel maschile, a meno che non porti la concubina dentro la casa, ecco, quindi per dire. Ma tutto questo è nascosto nel romanzo, salta fuori la stranezza di questa esasperazione di un amore e di questa ribellione a una gerarchia di potere detta con me. Quindi io ho cominciato a pensare che quel libro e tanti altri avessero a che fare con altri, un movimento che era stato non solo non era stato visto, riconosciuto durante dal 45, anche durante gli anni della liberazione, ma era stato volutamente come si dice, trascurato, come ha detto prima. Cioè, una serie di donne, dalla più semplice della campagna che nasconde un rifugiato, che rischiano la vita perché la resistenza civile è stato il momento fondamentale in Italia in cui tutti hanno partecipato alla resistenza, e le donne hanno scoperto anche la politica, hanno scoperto di avere delle capacità che non credevano di avere, ecco. E io dopo sono andata a
pestare lì dietro, non lo voglio raccontare tutto, pian piano quello lo racconterò, altri personaggi che hanno parlato dalle radio, dalle cose, in una maniera straordinaria. Se faccio le corna, forse ce la farò, presto pubblicherò anche proprio i discorsi e le veline di Alba De Cesare, che erano straordinariamente efficaci, poi ne parliamo anche del come. Prego, adesso io... Se stai qui con noi ti facciamo parlare a conclusione dell'incontro, così i saluti li fai davanti a queste persone che hanno così tanto da dire. Allora, io devo dirti che tutti questi personaggi, che sono tanti, che sono tutti straordinari, e il mio cuore è vicino a quello della Licenza, perché Colorita è un personaggio veramente, secondo me, straordinario, con la quale tra l'altro ho avuto un rapporto molto bello all'Università delle Donne di Siena, quando con la professoressa Zanca studiamo il rapporto tra Alba De Cesperis e Renata Milano. Quindi due donne che avevano fatto della loro esperienza come partigiane, comunque come donne che avevano combattuto per la liberazione, in due modi differenti. Quindi io dopo farò, se c'è tempo, una lettura, ma la farò dedicata all'Alba De Cesperis. So che invece Marisa vuole leggere la Ginsburg, dico bene? Sì, no? Ok, però, quindi adesso spieghi ancora qualcosa. Esatto. Siccome io faccio questa premessa, che è questo, credo che sia questo, poi ciao. Però questa è un'occasione straordinaria per noi di poter ascoltare Valeria Valeria, per cui tutto il tempo, lo so che carichiamo di troppo questa sua presenza, ma tutto il tempo che possiamo lasciare alle parole è la parte migliore che possiamo esprimere. Per cui allora tu vai avanti. Io vado avanti solo un po' e vi ringrazio, perché dopo le letture sono più interessanti, perché queste scrittrici sono straordinarie. Quindi io ho fatto anche un lavoro di umiltà, giustissimo, non di umiltà, di necessità, cioè quando uno legge le pagine che poi leggeranno loro o io, riassumerle è un po' proprio. Per cui io sono riuscita a incastrare le loro parole in modo tale che parlassero davvero loro e la loro voce arrivasse al lettore, che era la cosa più giusta e democratica che potessi fare, perché meglio di così non le avrei mai dette. Però allora io ho detto com'è nato, però volevo dire com'è strutturato adesso, che è un'altra cosa da com'è nato. Prima di tutto è rovesciato per una forma di, non so, non mi ricordo se me l'ha detto l'editore, ma non credo, oppure me l'ha detto l'editore che poi non l'ha preso, però io avevo iniziato con tre romanzi e poi come era stata la storia mia che vi ho raccontato, poi all'indietro andavo a ricostruire quello che era successo durante la resistenza. Invece ho deciso poi di cominciare con il lavoro delle giornaliste, no? Nelle radio libere, e poi arrivare a questi tre romanzi. Quindi il libro è costruito con una prima parte in cui io parlo delle donne intellettuali e giornaliste che intervengono attraverso le radio libere. La prima è Fausta Cialente dall'Africa, poi ci sarà dal Cairo, poi ci sarà appunto Alba De Cesperis, le radio che ho già citato prima e che non recito. Ma che qual è la funzione di questa voce femminile? Prima di tutto è una voce femminile, immaginatevi come chi l'ascoltava, che rischiava anche di ascoltarla, ascoltandola di essere penalizzato, di essere anche ammazzato, e che arriva nelle case la sera, quasi sempre, anche a lungo delle volte, ma la sera, e parla di tanti temi, ma diciamo, dovendoli riassumere, certo contrasta le notizie, quelle che chiamiamo oggi con quel termine inglese fake news, che vorrebbero delle radio fasciste, nazifasciste, quindi dice non è vero quello che hanno detto, è successo così e cos'ha. Poi promuove, come dire, stimola la popolazione a partecipare sempre di più attraverso la resistenza civile, con atti anche di sabotaggio. C'è un pezzo di Belline all'Archivio Mondadori, dove io sono andata a vedere, in cui si chiamano istruzioni per il sabotaggio, dove tutte alle impiegate, a quelle delle poste, ai ragazzi, la Clorinda consiglia come farlo, perché la resistenza, e questo lo voglio leggere, è una cosa che, se poi sono così precisa di averlo fatto, che immagino, non ce l'ho,
è nato la via Liberatori e così la gente delle montagne e quella della pianura, le donne e gli uomini, i giovani armati e gli intellettuali si sono trovati vicini e solidali, quasi senza sapere l'uno dell'altro, anzi magari diffidando l'uno dell'altro in questa comune barricata dove ognuno per combattere portava quello che aveva. Ecco che l'idea, no, di una resistenza civile è più forte, al punto che passa anche nelle parole di Clorinda, che parla sempre di patrioti, non parla mai di partigiani. Parla di patrioti perché accomuna la resistenza civile alla resistenza armata, che è quella che diciamo, è qualificata come partigiano o partigiana. Quindi, istigazione, ma anche un'attenzione, qui va lo specifico femminile, proprio che era di quelle intellettuali che poi nei giornali rintraccio e che stanno alle spalle della stessa Clorinda, l'attenzione e la paura che la ricostruzione che loro, che lei vede, come dire, vicino, sta parlando nel 44, quindi, non sia solo una ricostruzione materiale, di ponti, di strade, ma debba essere una ricostruzione morale, etica. Lei parla di necessità di rifarsi, ma si rivolge quindi al suo pubblico che ascolta la sera e dice: le parole devono essere parole che hanno una forza, che hanno un senso, civiltà vuol dire questo, la libertà, i giovani non l'hanno mai conosciuta, sono dopo il ventennio fascista, no? Non sanno neanche cos'è, sapranno e comincia quindi a lavorare in una direzione che sarà una direzione che ha una preoccupazione soprattutto nelle donne. Un'altra donna poi più tardi, che è la giornalista Anna Garofalo, a cui sempre gli americani danno una trasmissione radiofonica che inizia nel 44 e finisce nel 52, lei, in questa trasmissione Anna Garofalo dirà una cosa bellissima, perché lei dice: la guerra non ha solo distrutto le case, gli edifici, i ponti, le strade, ha distrutto e messo anche l'infallibilità maschile, ha messo in crisi la relazione di coppia. Tenetelo presente, dice nella trasmissione televisiva, di questo dovrete, su questo bisognerà lavorare. Cos'è che ha distrutto? Non è che ha distrutto, è che le donne si sono accorte di essere capaci. Si sono accorte che quello che prima credevano non fossero in grado di fare, l'hanno fatto e lo facevano anche, non come ha scritto qualcuno, perché era una, come si può dire, un'emanazione del loro istinto materno, no? Da mangiare e rifugiare, è troppo facile dire una cosa del genere. No, no, loro sapevano che rischiavano la vita per fare questo. L'hanno fatto, sono entrate nella storia e un po' ne sono rimaste anche colpite. Anna Garofalo racconta, per me è stato illuminante, di una signora che le ha telefonato e le ha detto: mio marito sta per tornare perché la guerra sta per finire, io sono felicissima ma sono nello stesso tempo spaventatissima, perché cosa gli dirò? Io prima l'amavo perché lui faceva cose che io non sapevo di saper fare, perché mi proteggeva, perché lui faceva questo, adesso che sono in grado di farle, che l'ho fatto perché lui non c'era, cosa succederà tra di noi? Come mi amerà? Come riuscirò io? Bellissima come, no? Ecco, e questo è un elemento di quel, no, scardinamento della coppia che salta fuori al di là con del voto che avremo noi donne, è proprio il fatto di essersi accorti di essere alla pari, di essere capaci. Ecco, questo, dopo questi tre elementi, che adesso devo per forza sintetizzare, allora, fake news, istruzioni per il sabotaggio, tema della rieducazione morale del nuovo paese democratico che deve uscire dalla liberazione, dove si deve ricostruire qualcos'altro oltre che i ponti, ma anche la coscienza, per esempio, civile. Ecco che poi io mi dedico a cosa fanno nel dopoguerra queste donne e trovo tre romanzi, ma in particolare due, uno vi ho già detto come inizia e l'altro è dalla parte di lei, Dalle Cesperes, accomunati da un gesto più che dalle parole, da un simbolo, lo sparo verso il marito. Di questo parliamo dopo perché sennò è troppa carne sul fuoco. Adesso sono in Maria, per quello che ho detto, state attenti che io avevo avevo dentro di me la violenza contro le donne. Qui invece, ma è romanzata, perché nel romanzo, questo lo voglio dire da subito, nei due romanzi non sono le Rine Fort, la Rina Fort o la Cianciulli o la quell'altra che non mi ricordo più, Bellentani, che uccidono perché il marito tradito, l'amante, non so, l'onore, no, sono persone che
siamo una stirpe infelice, dice Natalia Ginzburg, no? Questo fatto che da sempre le donne sono state considerate cittadini di serie B, anzi neanche cittadini prima del voto, esseri umani di serie B, e quindi in quel momento c'è, come dire, un rancore che esplode e che viene raffigurato letterariamente, simbolicamente, con uno sparo negli occhi, nella casa, nella schiena. Adesso mi chiedo però se io starei ad ascoltare invece. No, io intanto non aggiungo niente naturalmente alla presentazione che ha fatto Angela Maria, perché ha fatto ha detto la sua cosa in modo positivo. Vorrei solo aggiungere questo particolare, aggiungere proprio una sollecitazione che mi è arrivata in questi ultimi giorni, e cioè che oltre ad intraprendere ovviamente in prima persona l'impegno della scrittura, Valeria Paola Babini è soprattutto anche una presenza importante per suscitare curiosità e sulla stessa. E riprendo una cosa che ho letto in questi giorni, un articolo in una pagina di apertura di un giornale nazionale, dove a proposito del Festival della Natura di Mantova, una autrice dichiara di avere intrapreso, avere scritto un libro sulla storia di Gina Lombroso, proprio perché da un confronto, da un incontro con Valeria Paola Babini è nata questa curiosità. E quindi questo ruolo importante di Valeria, possiamo dirne uno solo, Valeria. Questo ruolo importante di Valeria, che è quello di essere in prima persona, è uno strumento importante di comunicazione per noi, strumento per la virgolette detto con il rispetto, e allo stesso tempo però essere fisso nel ruolo della docente e quello dell'autrice di libri, e nello stesso tempo però dire essere proprio di stimolo per gli altri. Il fatto di che nel tuo nel corso di filosofia tu abbia obbligato a tutti di partecipare al corso di strumento di Madonna è significativo dell'importanza del ruolo della scuola, ma anche degli insegnanti che stanno dentro le istituzioni scolastiche, e quindi questo è già, come dire, un segnale importantissimo, che sarebbe bene se ne fossero tante, 1, 2, 3, 1000 di Paola Babini dentro le scuole, dentro le università. Io avevo letto un po' di tempo fa Parole armate, quando Angela Maria mi ha chiamato per citare questo incontro sulla questione della pace, quindi dei diritti delle donne e della pace, io avevo appena letto Parole armate e immediatamente mi è venuto in mente che la cosa più bella, che questa è la dimostrazione avviene in questo momento, in queste ore, sarebbe stato quello di presentare, di parlare di questo libro che come dire, racconta, che è un insieme di racconti di donne diverse tra di loro e che in qualche modo in varie forme hanno contribuito, come già è stato detto, a costruire, a darci oggi quello che per noi è la nostra democrazia e la nostra libertà fra virgolette. Il titolo già per me è fortissimo, è particolarmente bello, è particolarmente forte, significativo, immediato, cioè lì dentro c'è tutto, cioè al di là del tanto che c'è di cui parliamo e raccontiamo, ma già il titolo è una scelta importante perché comunica, e quindi insomma questo già è una questione particolarmente bella anche da portare, e quindi per me leggere, e io dico le mie sensazioni, quello che ho provato io da lettrice, per me leggere Parole armate è stato un percorso fra le pagine di un saggio, che lo chiamiamo anche così come è stato catalogato, ricco di citazioni, di documenti particolari, di brani di libri, di articoli, di tantissimo altro, che come dire è un lavoro di una ricchezza infinita, e quindi è però proprio un punto di riferimento importante per stimolare la curiosità anche a una semplice lettrice di andarsi a leggere tutto quello che in qualche modo viene scritto, viene indicato, e quindi questo è già di per sé, per chiunque leggerà questo libro, un elemento importante che aiuta, ti fa crescere, ma allo stesso tempo ti stimola anche, come dire, a costruire un percorso di letture diverse che magari in qualche modo noi non avremmo neanche pensato di fare. E quindi insomma è una cosa che mi ha toccato e moltissimo. Sono tantissime le cose che mi restano di questo libro, veramente tante.
sono quelle che riesco a percepire, sento anche in maniera forte nel momento in cui tu lo racconti. Credo però che molto ciò che sta dentro questo libro, che più mi ha toccato, è che un filo conduttore sono i sentimenti e le emozioni, tutte quelle possibili dentro in un essere umano. E quindi proprio per questo, quando mi dicevo che volevo leggere il pezzo di Natalia Ginzburg, ecco sì, vorrei leggere quello, se posso lo leggo io, è breve, vorrei leggere quello e successivamente un altro, perché proprio secondo me la questione dei sentimenti, delle emozioni che emergono lì dentro sono particolarmente significative. Allora, e poi perché da questo volevo fare la domanda. Il primo pezzo che voglio leggere è quello di Natalia Ginzburg, Da scarpe rotte. Allora dice, trago solo un pezzetto, però spero che sia sufficientemente capibile. Adesso mi è venuta voglia di parlare delle mie proprie scarpe. Il 12 gennaio di quello stesso anno, che era 1946, credo, ero uscito sul Politecnico di Vittorini, Le scarpe rotte, un racconto autobiografico scritto nell'autunno del 45, dove la Ginzburg, partendo dalla sua attuale situazione di difficoltà economica e di essenzialità di vita, si interroga sul futuro e sulle scelte che i propri figli si troveranno a fare. Virgolettato, voglio dire, che scarpe avranno da uomini? Quale via sceglieranno per i loro passi? Decideranno di escludere dai loro desideri tutto ciò che è piacevole ma non necessario, o afferreranno che ogni cosa è necessaria e che l'uomo ha il diritto di avere ai piedi delle scarpe solide e sane? Anche dentro di lei, con in Anna Garofalo, la forbice tra identità personale e ruolo materno è aperta. Natalia non può buttare la vita ai cani, come sarebbe tentata di fare, né può, così malmessa con le scarpe rotte mentre lei cammina per Roma senza neppure troppi problemi, raggiungere la più affermata, la propria madre, che dei figli suoi si sta momentaneamente prendendo cura. È un parlare a voce alta tra sé e sé, la pagina in cui alla fine si fa strada la soluzione e si sveda la metafora. Occorrerà tenere asciutti e caldi i piedi dei suoi piccoli, almeno nell'infanzia, perché per imparare a camminare poi con le scarpe rotte è bene avere i piedi asciutti e caldi quando si è bambini. L'amore arma per la vita. Allora, io la prima domanda che voglio fare è proprio questa. Oggi noi abbiamo i piedi asciutti e caldi e sani nelle nostre scarpe apparentemente nuove, oppure stiamo buttando la vita ai cani, come scrive la Ginzburg? E allora anche tu ci chiede per quando siamo nati. Quando siamo nati come le avevamo. No, quando siamo nati che età abbiamo? Ah, che età abbiamo! Quindi le scarpe... Comunque, questa è una prima riflessione. Dopodiché ne aggiungo un'altra e te le dico tutte, così dopo tu rispondi come vuoi, che è quella che te ho ripreso da Frida Misulo. La Frida Misulo Misulo, che era sopravvissuta al campo di concentramento ed è stata una delle prime che ha testimoniato ciò che avveniva nei campi di concentramento, e lei dice: allora, nel suo libro Frida, ah no, allora forte e duro nelle parole e nei contenuti, sarebbe ritornato nelle pagine di un altro resoconto dal lager. Fu fra gli archivi del mostro nazista, la più romantesca delle realtà, il più realistico dei romanzi, in cui Frida Misulo viveva in tono violentemente accusatorio contro il fascismo, Mussolini, la sua retorica, ma soprattutto contro tutti quegli italiani che, calpestando coscientemente ogni vincolo di solidarietà nazionale ed umana, consegnarono al mostruoso boia hitleriano una massa di innocenti di essere che avrebbero dovuto invece proteggere e considerare fratelli. Nel suo libro Frida confessava che nelle donne non avrebbe dovuto aleggiare sentimenti di odio così persistenti, ma non poteva neppure negare che quel suo grido rompeva spontaneo e irruente proprio dal più profondo del suo cuore. E allora qui ricordo, quando ho letto questo passaggio di Frida Misulo, mi è venuto immediatamente in mente lo scritto di
di Carlo Flaminio, che noi tutti conosciamo, nel suo libro La certezza del ricordo. Nel libro La certezza del ricordo, che tratta anche proprio in quel libro il tempo della guerra e ciò che lui ha vissuto e visto nella guerra, il professor Carlo Flaminio dice che il sentimento dell'odio, e lo diceva però anche, siccome il sentimento dell'odio è un sentimento dove le opinioni non sono tutte uguali, no? Del fatto che debba esistere o non esistere, se deve essere accettato o non è accettato. E col suo grande concetto di laicità, credo che se fosse qui direbbe secondo me, dice però che l'odio è un sentimento che deve esserci perché deve mantenere viva la memoria. Allora la mia domanda è: l'amore e l'odio, che sono questi due sentimenti che Natalia Vinti trova nel suo nelle sue scarpe, nel mantenere caldi i piedi, e il bisogno comunque di odio, quello che comunque piace, anche se tu ritieni che non debba essere un sentimento che tu devi provare, sono delle armi sufficienti per trovare un equilibrio, per pensare che davvero si può fare qualcosa di diverso contro la guerra, si può costruire un mondo che perlomeno, al di là del fatto che il mercato delle armi è, come dire, a livello mondiale uno delle parti più forti, però possono questi sentimenti costruire un percorso che in qualche modo si oppone all'uso delle armi e delle tante guerre. Non so se avete capito che razza di domani è fatto. Beh, come io adesso ci provo, già dico una cosa che non c'entra niente ma è piacevole. Pochi giorni fa mia sorella era in montagna e mi ha detto: sai, qui ho il libro, come è detto? La certezza del ricordo. La certezza del ricordo di Carlo Flaminio. Vuoi che te lo porti? Secondo me ti piacerà moltissimo, è vero? Io ho detto: Sandra, l'ho regalato io a tuo marito. e l'idea che adesso lei citi questo libro, che mi era piaciuto molto, molto, anche perché io sono romagnola anch'io, quindi riconoscevo nella storia della raccontata da Flaminio anche cose che mio padre mi aveva raccontato, insomma, quindi mi fa anche. Ma chi mi conosce sa che la mia vita è tutto un circuito che richiama. E questo per prendere respiro per la risposta, no? Quindi, allora, io sono una storica, sono molto rispettosa delle idee, ma non solo. Io da queste scrittrici ho imparato tanto, come noi che leggiamo, come tutti. Quindi, e adesso lei mi ha aiutato anche a capire di più. Le scarpe, amore, odio, magari forse io non ci sarei arrivata a metterle così in relazione, ed è vero, perché la Ginsburg pensa che per essere robusti, per camminare e affrontare la realtà che è dura, forse bisogna che i bambini, basterà che i bambini tu gli abbia dato dell'amore, delle scarpe calde, per un po'. Poi dopo si devono arrangiare perché sono belli, cresciuti, robusti per poter affrontare. Lei stessa dirà: dal cambiamento della guerra uscirà con il cambiamento anche della scrittura, dirà: io non riesco più a scrivere come prima, ormai non si può raccontare favole ai bambini, bisogna dire la realtà, le mie parole saranno schiaffi. Cioè, quindi c'è questa idea, questa guerra, in questo immediato secondo dopoguerra, pesa anche la violenza che c'è stata. È chiaro che scivola nei libri, lo sparo negli occhi, perché no, è una violenza che, con cui hanno convinto italiani, non ho vissuto per anni. E lei, in quel caso lì, che ha una visione della realtà molto, molto, come dire, combattiva, però non esageratamente combattiva, no? Pensa a questi suoi figli, Carlo, che erano con lei in Abruzzo, ecco, Alessandra, che c'è ancora anche lei, la psicanalista, però che dovranno affrontare. La mamma cosa fa? Oddio, come ce la faranno i miei figli ad andare avanti in un mondo così difficile? Pensa invece che, no, una buona dose d'amore li irrobustirà per fare delle cose coraggiose nella realtà, e quindi anche, se caso, odiare, può darsi. Allora, l'odio mi affascina per questo, perché io ho aggiunto un paragrafo che si chiama proprio Le donne non tacciono nel libro, che è dedicato proprio alle donne che scrivono uscite dal campo di concentramento. Ecco che voi trovate il mio inizio, perché quando io leggo di Primo Levi, che nel 47 Primo Levi è l'unico uomo di 7 racconti di campi di concentramento, che sono tutti gli altri firmati da donne.
decidono di farsi memoria, perché quel testimoniare, raccontare l'incredibile, l'indicibile, l'inimmaginabile, questi dicono: ma come fanno averci stampato un numero e poi lasciarci liberi? Come fa? Che bisogno c'era di darmi le scarpe, una grande, una piccola, uno, insomma, che c'è tutto, ma c'è anche la, come si dice, l'idea che secondo me due elementi: uno, entrano nella storia con la loro scrittura, è la prima azione storica di donne che, uscite dal campo di concentramento, decidono di raccontare il privato, i propri vissuti anche più atroci, perché non vengano cancellati, perché la pagina resta, e questo è un atto di storia, di intervento storico, che secondo me, in più c'è una specificità femminile, perché, e lì l'ho trovata abbastanza simpatica, oggi facciamo fatica a capire questo pudore di genere, perché no, siamo cambiate, le donne sono cambiate, vestiamo con pantaloni, siamo contessa della nostra uguaglianza con me. Però lì c'è, per esempio, il momento della spogliazione, quando tu entri in campo di concentramento, che viene raccontata come un elemento di violenza estremo che un uomo non patirebbe, perché l'uomo va in caserma, l'uomo fa il soldato, l'uomo fa la pipì vicino all'altro in piedi, le donne non sono così, e quindi lei, quando si vede svestita, un po' come succedeva nei manicomi dopo, svestita totalmente, e si sente offesa, ferita nel suo pudore, e la Clorinda scrive alla mamma, quando scappa per arrivare poi a Bari a fare la radio, dicendo: io in questi abiti da uomo, in questi pantaloni, si trova come si dice, mortificata, umiliata da una cosa che è chiaro che no, è legata al costume dell'epoca, alla cosa sono gli abiti. Questo sembra non entrarci, ma c'entra per dire che queste donne, secondo me, che decidono di testimoniare, anche l'odio. Ecco, e l'odio, non so se Carlo Panini l'ha pensato come me, mi farebbe solo piacere, però l'odio è anche la risposta quando Clorinda dice: odiate i tedeschi, odiate i nemici, non è che sono i nemici che hanno scatenato l'odio. Cioè, è l'altro che ti procura la reazione di odio. E perché la devi sopire? Perché la devi dimenticare? L'odio è un momento politico anche, un momento di presa di posizione, no? Quell'essere umano che mi fa questo non merita il mio affetto. Non vuol dire che poi l'odio si traduca in altrettanti atteggiamenti sbagliati, atti violenti, però è ma se non avessero scritto, se non avessero detto del loro dolore, se non avessero detto della loro rabbia anche, perché cosa sapremmo noi? Niente. E il fatto che l'abbiano fatto queste donne, io l'ho vissuto anche come un'idea che loro hanno capito che erano dentro, che la loro piccola storia, tristissima, era dentro la grande storia. E mentre gli uomini la facevano comunque la storia, non avevano bisogno di raccontarla. Poi arriva Primo Levi, dopo, quando poi nel 58 in Audi lo pubblica, finalmente capisce che è uno dei testi tradotti in tutte le lingue, che diventa il testimone per tutti, no? Però non so se ho risposto. Certo, ho risposto, sì. Ma certo, anche in modo molto giovane. Per quanto riguarda gli altri, no, io il mio mestiere è l'insegnante, quindi, e poi lo storico, uno si fica il naso dappertutto. E io, a me non basta la mia vita, non mi basta, devo vedere quella degli altri, e anche quella delle mie allieve, delle altre, dai, scrivi, fai, non posso farmi tutti io i libri. E quindi anche quello di Gina Lombroso, che è la figlia di Cesare Lombroso, voglio togliere la curiosità, il libro è appena uscito adesso, Una donna nell'ombra, è una donna che ha studiato, che ha fatto, ma c'è tutta una vita a fianco del padre, è una bellissima storia di un personaggio tra 8 e 900 che io ho affrontato scientificamente, storicamente, ma non potevo scrivere un romanzo su di lei, perché non sono, deve fare un altro. Allora, conoscendo una scrittrice, gli ho proposto: perché non lo fai? Le ha cominciato a leggere e si è innamorata di Gina Lombroso. Io sono solo contenta. È perché, come diceva prima Marisa, sei capace di scaturire quella curiosità che porta che porta alla conoscenza, perché, come diciamo spesso noi, senza la curiosità non si arriva al sapere e alla conoscenza. La molla che consente a noi tutti di conoscere è questa.
fare gli affari degli altri, è proprio qualche cosa che ti impone di andare a studiarti una parte che non hai saputo, qualcosa che non conosci, ed è la curiosità sana che porta alla conoscenza. Quindi io adesso invece ti farei la mia di domanda, che è una domanda se vuoi molto più semplice, per fortuna, quella di Marisa, perché chiaramente, rifacendomi a due discorsi di Alba De Cespedes, vorrei introdurre due argomenti che stiamo parlando. Si parla del 10 maggio 1944 e lei parla ai giovani, cosa che noi continuiamo a ripeterci anche oggi, no? Che non abbiamo le parole per raggiungere i giovani, non sappiamo comunicare con i giovani. E quindi mi è piaciuto in modo particolare questo discorso, perché tra le altre cose mi consola questo discorso, perché lei ha dei dubbi che sono, se non anche i nostri, comunque in parte anche i nostri. Esatto. E poi dice una cosa importantissima che tu avevi prima accennato sul come si può fare l'Italia, non solo l'Italia ma anche l'italiano, ma anche la persona, ma anche la morale di questa Italia. Allora, leggo queste due pagine, condensano entrambe le cose insieme. Così parla il 10 maggio del 44 da Radio Napoli. Miei cari ascoltatori, io spero che qualche profitto si tragga, io e voi, da questi pochi minuti in cui ci parliamo attraverso lo spazio, come attraverso la grata di un confessionale. Che dopo io non riprenda a vivere come prima, voi neppure. Clorinda si rivolge frequentemente ai giovani, di cui teme l'insensibilità al valore della libertà, perché mai nel corso della loro vita l'hanno conosciuta e vissuta. È un appello quello ai giovani che la giornalista fa mettendosi direttamente in gioco in prima persona, parlando di se stessa, ricordando ad esempio la sua trepidante sorpresa nel trovarsi d'improvviso davanti alla propria coscienza. Molti di noi erano giovani e non avevano ancora avuto una sola ora di libertà e di gioia. Non conoscevamo che schiavitù e timore, confessava raccontando poi della propria decisione di partecipare alla resistenza, quando, posta di fronte alla scelta di giungere dall'altra parte, in quella parte dell'Italia del Sud dove la libertà era conquistata, pur portando vividamente, chiaro negli occhi il rischio della morte, terreni mirati, mitragliatrici in agguato, il sangue gonfio delle piogge, l'artiglieria che in prima linea sparava sempre prima, a spingerla a quel passo era stata la vita dentro di lei, la consapevolezza di avere diritto ad un'esistenza nella libertà, dove si sarebbe potuto ricominciare. Era stato così, concludeva, che incominciamo a camminare. E subito dopo, la cosa che mi piace tantissimo è, dice, nelle sue veline ricorre frequentemente il dubbio che quello stesso popolo che ha accettato per anni l'illibertà del fascismo si accontenti ora di una libertà solamente militare. E per questo teme la speranza di rinnovamento che la speranza di rinnovamento generale possa spegnersi immediatamente. Il cambiamento al quale sprona i suoi ascoltatori non riguarda solo l'impianto istituzionale di un nuovo Stato finalmente democratico, la sua organizzazione, il suo funzionamento. Per essere completo quel rinnovamento ha bisogno anche della rinascita etica di tutti, nonché di promuovere una salutare critica della mentalità e del costume che, per ragioni storiche, nelle altre nazioni è avvenuta in tempi più lunghi e distesi. Si percepisce nella pelle di Clorinda un forte sentimento della storia, la contesta che il salto di mentalità che si richiede ora agli italiani a tempi urgenti e per così dire contratti, beh, è uno sforzo che vale la libertà del futuro. Ecco, questi mi sembrano due argomenti che ancora oggi sono molto, molto forti, molto importanti. Lei come li affronta? Lei è una scrittrice che parla alla radio. Ha scritto prima della radio Nessuno torna indietro, un romanzo molto apparentemente per giovinette, perché racconta la storia di 4-5, adesso permettetemi che non so se sono 5-6 signorine che vivono in un pensionato a Roma. Ne ha fatto anche un film d'attuata poi dopo, e che è però anche lì censurato.
censurato dal fascismo, e questo ci dice quanto fosse attento il fascismo, se la scrittrice Rosa è stata censurata, vuol dire che quantomeno erano più acuti di quelli che sono stati gli storici della letteratura dopo, perché avevano colto nella immagine del femminile che è, come dire, inquietava le anime di queste giovani del collegio, un'immagine contraria a quella che il fascismo voleva della madre patrice, eccetera eccetera. Lei è così, e quando comincia a parlare e scrivere queste rime ha in mente delle cose, ma ha in mente la potenza della comunicazione letteraria, e quando, per quello che voglio pubblicarle, perché quando parla e entra, per esempio questa di dire sono anch'io giovane, bellissima, cioè tu come fai a convincere uno? Tipo, ho peccato anch'io, no? Quando devi convincere, anch'io capisco che tu fai così, perché sono anch'io, ho dovuto conquistare l'idea di libertà. Non è come dire voi non capite niente, c'è proprio una strategia che questa ci aiuta nell'oggi a fare un po', no? Ad avvicinare i giovani senza allontanarli subito con una distanza che li fa sembrare inferiori o diversi. Quindi lei la usa benissimo, e usa anche delle immagini spesso, anche quando rievoca e ritorna a casa, uno per le scale, bussano alla porta, cioè è come un pezzo di romanzo che lei fa arrivare, per proprio che sa, tutti lì vicino alla radio, in famiglia che ascoltano questa voce femminile che racconta tutto questo, e che secondo me, anche se questo interessa meno, verrà cambiando il suo modo di scrivere, perché dalla parte di lei, che è il libro che esce poi, quello dello sparo, come ho detto, alla fine di questa vicenda, non è più nella scrittura uguale al primo, c'è ormai una potenza comunicativa fortissima, perché è un libro che io adesso vi faccio sorridere, l'ho fatto leggere prima di scrivere a mio marito e alla badante di mia sorella, che montava ma legge benissimo l'italiano, mia sorella Amendica. Allora, io ho parlato con questa signora per tutte le passeggiate che facevo con mia sorella, tanto questo libro l'aveva colpita. Primo punto, purtroppo colpisce ancora, purtroppo sottolineo, perché vuol dire che il rapporto uomo-donna, la parità sostanziale non è ancora raggiunta, ci sono ancora tanti temi sul tavolo che quel libro parla ancora. E mio marito, che invece per volermi bene l'ha letto tutto, perché è un bel mattone di 600 pagine, diceva guarda è bravissima, quello che vuoi, però sta donna, che scatole, ecco, un uomo magnifico, ma un uomo. E questa è la stessa cosa che ci sarà quando lei lo manda a Mondadori, con cui ha un ottimo rapporto, e Mondadori dice quel finale, basta, non sta su, non è possibile, non lo capisco proprio, e lei risponderà, pensate che donna, anche per così, se non lo capisci tu ho ottenuto il risultato. Se un uomo, certo che non lo capisce. Quindi, bellissimo. Allora, quindi è un personaggio che passa attraverso una grande anche trasformazione della sua scrittura, ma che ha un'efficacia, credo, purtroppo noi non sappiamo quanti l'ascoltavano, quanto riuscirono ad ascoltarlo, però lei, insomma, e io che ho visto le veline, le vedrò ancora per pubblicarle, ce ne sono tre o quattro copie, tutte correzioni, cambio un aggettivo, cambio una cosa, la virgola, il punto, tanto è precisa nella comunicazione per scuotere l'animo, per magari in piazza le persone, dice ai giovani tagliatele, prendete il rasoio del padre, tagliate le gomme delle macchine, sabotate in qualsiasi modo, srotolate i tronchi degli alberi per strada in modo che i camion non passino, cioè, questo è resistere, non solo combattere, ognuno di noi può farlo, è un'operazione. Allora le donne non solo le hanno fatte tacere, non solo non le hanno fatte andare in, come ha detto la signora prima, in corteo, perché potevano sembrare che ancora è, non solo le hanno un po' nascoste e così via, ma ci sono state anche donne che, intellettuali, raffinate e così via, hanno lavorato e nessuno più di tanto ne ha parlato. Allora, diciamo che se il pubblico ha qualche domanda, se vuole intervenire lo può fare, altrimenti vediamo la parola a Valeria, perché è troppo brava. Volevo chiederti una cosa, Valeria. Nel libro si parla anche d'altro, cioè si descrive molto anche quello che è successo dopo il 46. Vorrei che tu ci spiegassi meglio questo, cioè si poteva pensare 46, diritto di voto, ce l'abbiamo fatta,
sì, il mondo è cambiato. E tutto è cambiato. Era davvero così? Eh no, proprio queste donne che temevano, come ho detto prima, grazie della domanda, che temevano un po' che non si rifacesse l'Italia da un punto di vista etico, morale, ma forse anche legislativo. C'è una parte lunga, infatti. C'è una parte lunga su questo, io riporto anche nel libro interessante il dibattito, non perché l'ho scritto io, interessante il dibattito per esempio sul no dell'entrata delle donne alla magistratura. Se leggete quelle pagine che io ridai, sembrava di Paolo Cesare Lombroso, quello che dicono nel 47 i democratici insieme ai non democratici, ecco, di fronte a queste poche costituenti che non sanno che pesci pigliare. Quanti anni ci sono voluti per l'ingresso? Immagino. Nel 63 le donne entrano. 17 anni dalla Costituzione. Ecco, questo sì, però ancora di più, lo ius corrigendi, cioè il diritto dell'uomo di bastonare la donna perché pater familia, se arriva agli anni 50 inoltrati, lo stupro, il diritto d'onore, tutte queste sono tutte, sì. Allora, voglio dire, anche questo c'entra e non c'entra, non pensate che io stia legittimando la violenza sulle donne, che è proprio l'ultima cosa al mondo, ma era l'altro ieri dello stupro, l'altro ieri. Quindi non adesso, gli uomini sbagliano, ma li abbiamo lasciati dentro una cultura patriarcale di potere sull'altro che insomma togliergliela adesso diventa più difficile, capito cosa voglio dire? Quindi c'è un legame. Io parlo di quello, no, parlo di questo dibattito e parlo di un aggancio che grazie a Marina Flamini che me l'ha consentito di dirlo, perché tra le donne politiche militanti dell'UDIE, con cui loro hanno un buon rapporto, e queste scrittrici che però non sono le donne dell'UDIE, c'è un momento di convergenza, cioè nei due romanzi, è stato così e dalla parte di lei, tutte e due le assassine che sparano al marito non credono nella giustizia. E perché lo chiamano nel giudice che potrebbe capirle, auspicano in qualche misura che non solo come noi donne e le donne dell'UDI, che le donne per ugual diritto diventino magistrato, che sarebbe la cosa più ovvia, questa sì, sono d'accordo tutti e due, ma queste scrittrici vanno oltre, dicono che forse quel testo, forse una donna giudice potrebbe capire di più cosa ha mosso una donna contro un uomo, il rancore, l'odio che covava da secoli dentro di lei. E io ci tengo perché vi leggo, ma porca miseria, ma cosa me l'ho preparato per il tuo prologo, una citazione. No, ma adesso aspetta che darò una cosa. Ce n'è una sul rancore che ve la voglio. Perché adesso la trovo, ancora non so, 227, no, perché tanto per fortuna che nel disordine aiuta, siete più creativi. Questa è Anna Banti, un'altra scrittrice di cui io parlo nel testo di Artemisia, che era troppo lungo e difficile spiegarlo a parole, che Anna Banti è una scrittrice anche molto complessa. Nel 61 su Paese Sera viene intervistata e scrive, racconta, gli domandano la questione dell'incomunicabilità tra i sessi, c'è Antonioni alle porte, no? Allora dice, vorrei che gli uomini potessero leggere nell'anima delle donne idealizzate della loro vita, di figure come quelle della vecchia madre amorevole, per esempio, meriterebbero di vedere l'odio e il rancore che le divorano per il disumano sacrificio di sé a cui sono state condannate. Le vedrebbero poi mentre ripiegano, rassegnate ancora una volta sull'ideale angelico che è stato loro proposto. Da questa ingiusta estraniazione, dall'amarissima saggezza da schiave che ne deriva, nasce la doppiezza femminile. Ecco, amore e odio. Eccolo qua. Quindi lo fa capire in questo rancore, bellissima questa pagina, densissima. Pensate, si sono mai chiesti gli uomini chi hanno vicino? Ecco, sono quelle che nel romanzo fanno agire con uno sparo, ma è simbolico per dire quanto c'è dentro di loro. E quest'altra invece è la sempre Clorinda, che molti anni dopo anche lei scrive, scusatemi,
1970, se l'ho scritto bene, perché a volte sbaglio anche i numeri. Probabilmente sì. Sapevo oramai che un uomo può tremare e una donna restare impavida durante un bombardamento di artiglieria. In seguito la documentazione storica mi avrebbe reso edotta del supremo sacrificio compiuto da donne combattenti, sia antifasciste che fasciste. Mi esasperava dunque, con il ritorno alla normalità, ritrovarmi nella condizione di subalterna che la società mi attribuiva in quanto donna. Diritti civili? Niente. Diritto di famiglia? Soltanto una donna poteva capire in quel tempo quanto fosse irritante sentirsi sotto tutela. Ecco che qui rappresenta tutte le donne che sono riuscite a fare qualcosa, ad agire durante la resistenza, no? Si sono mosse, hanno rischiato e si ritrovano col pater familias fino al 75. Qual è il nuovo codice nostro? Ho alcune date. Sono segnate alcune date perché vengono dall'altro libro. Allora, cioè, io veramente anche quando ne ho preso nota non ci volevo credere, cioè, credo che molte delle ragazze della nuova generazione proprio non sappiano. Una per tutte, codice penale, la violazione dell'articolo 587 che riguarda il delitto d'onore. Non ve lo leggo tutto, lo conoscete, ma lo sapete di che anno è? Perché io non ci volevo credere. Nel 1981, cioè non ci si può credere. Cioè, sì, ma nel 78 ce ne sono stati tantissimi. Nel 68 c'è stato anche lì l'adulterio, e cominciamo da lì. Nel 78, cioè 10 anni dopo, ci sono stati una serie di abrogazioni importanti per che riguardano quest'area. Ma l'81 è ieri. Ecco, una giornalista, le giornaliste sono speciali a scrivere, non le raggiungiamo mai quando sono così sintetiche, concise. Ha detto la dittatura cacciata dal paese era rimasta dentro la famiglia. Sì. Perché c'è il dubbio. Allora, sì. E allora io mi sono immedesimata anch'io, perché queste donne io ho simpatia perché sono vicine a me, sono scrittrici, sono intellettuali. Cioè pensare che loro erano a casa con dei compagni altrettanto, per esempio Anna Vanchi, la moglie di Longhi, lo storico dell'arte, quindi altrettanto lo scrittore, Paola Masino era la moglie di Boltempelli, quindi la compagna, se non la moglie, si trovavano affiancati a uomini, ecco il rancore dell'Avanti, no? Sanno gli uomini che ti dormono accanto, quello è Longhi, perché lei scriverà poi un grido lacerante alla fine della vita, tutto sul rapporto col marito. E sanno poi, devono patire ancora di più, se mi permettete, perché hanno sotto continuamente la visione di essere di serie B senza sapere perché. Hanno studiato uguale, sono andate a scuola, si sono istruite, fanno lo stesso lavoro, scrivono sugli stessi giornali. Eppure, se ci fosse da decidere qualcosa sul figlio, non hanno voce in capitolo, perché il padre famiglia si decide tutto. Quindi c'è proprio una situazione che non so come spiegare, perché la democrazia abbia aspettato tanto, ma lo possiamo anche dire adesso, perché insomma la sostanza, proprio uguaglianza sostanziale dei diritti non c'è ancora, no? Pagando per esempio nella retribuzione, ecco, capito? Quindi delle donne che non so, se lavori nello Stato, se pagati uguale all'uomo, ma se lavori nel privato, per esempio, no, questo viene dato ancora come possibile, come so. Quindi loro hanno questa grande e nei romanzi, quelli che ho preso in esame, è chiaro che io li ho letti, che uno può dire, non so se voi sapete, io leggo questo romanzo per questa ragione, poi i critici ti dicono, ma non c'era mica solo quella ragione, se ti ho detto che lo leggo per questa ragione, lo sto interpretando per quello che politicamente vuol dire. E quindi io ci ho visto un lato politico di femminismo ante litteram degli anni 70 quasi, no? Quasi introducesse un tema che sarà poi preso bene negli anni 70, questo negli anni 49, 47 anticipano questi temi e in questo caso non so come dire, lo fanno con un rammarico e una certezza nello stesso tempo, no? Quello che ho detto prima, se il libro parla ancora, la certezza che non bisogna mai abbandonare il campo e che la parola scritta, questo è più importante, anche per, mettiamo Alba
alle Cesare che parla alla radio, però lasciare scritto romanzi, libri, quando lei fonda Mercurio, dice una rivista resta, e lì ecco, ecco le ebree che scrivono. E questa la carta resta ed è importantissimo la cosa, ecco, nel trasmettere anche sì, nell'onda nuove, a un'onda lunga, la letteratura poi è un'onda lunghissima. Io sono convinta che se le hanno ripubblicato vuol dire che ancora oggi, però sono anche, devo anche dire che ho avuto una soddisfazione, lo dico perché io sono sincera, chi mi conosce sa che non sono vanitosa, sono sincera. Chi ha letto questo libro, che è stato un personaggio che ha curato le meridiane, Mondadori, di queste opere, ha detto che non aveva mai letto che queste signore avevano scritto per queste ragioni, non aveva mai letto questa interpretazione anche politica, non solo, però, perché Anna Banti va a scrivere da Dio, che a queste qui scrivono un romanzo ben più ricco di come io, però dentro c'è questa grande tema, no? Della rapporto della donna, dell'incomunicabilità, dei diritti civili che non sono ancora giunti e della magistratura che deve fare la sua parte. Ecco, questo collega tutto il discorso che io faccio. Non parliamo della magistratura, perché qualche PM di recente lasciamo perdere. Sono che tutto l'ambito giustizia, che lo dico da stasera, sono a casa molto perché io dico sinceramente adesso con l'8 settembre ci sono state tante trasmissioni in televisione e l'altro giorno proprio in occasione dell'8 settembre Ernesto Grandi della Loggia parlava della resistenza come un fatto che ha contato molto da mettere sul piatto della bilancia quando si è andato a trattare per quello che sarebbero stati poi momenti cruciali dopo, perché finita la guerra c'era da ricostruire, quindi qualche diritto da andare a portare sul piatto della bilancia, ma che in realtà la resistenza dal punto di vista storico non è valso praticamente nulla. E invece lei mi sta dicendo che dal punto di vista storico è contato moltissimo, se non altro perché è contato per la donna. Perché le donne ne sono uscite completamente diverse. Io di questo la ringrazio perché io sono una donna che ho cercato di far vedere i miei diritti rispettando quella degli altri, certo. Quindi io di questo la ringrazio, lei mi ha regalato un momento speciale. Lei ha citato perché della democrazia eccetera, che ha tenuto la donna comunque sempre sottomessa, no? Subalterna all'uomo, e comunque è la Chiesa che ha voluto questo, che ha voluto che la donna fosse sottomessa. La Chiesa era molto... Non solo la Chiesa adesso, la Chiesa, se fosse stata la Chiesa, potevamo anche, come dire, prescinderne. La Chiesa era molto più potente, adesso si è indebolita, sì, ma la Chiesa era potente. Sì, la Chiesa. Ecco perché Gesù non voleva la donna sottomessa, Gesù fa di Maddalena, la colpa. Ma la Chiesa invece ha voluto la donna sottomessa. Però chi l'ha lasciata sono quelli che erano in Parlamento, chi l'ha lasciata sottomessa, forse anche i democristiani se vuol dirmi questo, però i politici che erano lì, quindi certo la Chiesa la Chiesa comanda, cioè voglio dire, adesso non è così, è voluta la Chiesa. Vorrei ricordare sulla Chiesa Saffi, questa è Casa Saffi, insomma. Allora, l'assessora ci deve lasciare, è stata secondo noi, quindi ho fatto complimenti davvero. Grazie della sua presenza. No, ma adesso questa è la conclusione di tre serate, infatti voglio ringraziare tutto lui di che tutte le volte organizza delle cose molto interessanti e per me che dopo me hanno fatto un cambio, è una storicità, comunque è importante sapere quello che c'è stato, quello che è stato fatto per le donne e quello che grazie. No, io non ho nient'altro, no. Cioè, avevo una domanda, ma già è stata contestata prima, perché domande. Cioè io hai già risposto, grazie, perché io avevo colto perché esatto, io avevo colto il finale dei miei libri con la presenza della violenza nel libro di Fabio Zira, la parte di lei, e poi soprattutto anche di Artemisia, che hai proprio
ma bello, straordinario e prezioso. Perché? Perché pur avendo una serie di riferimenti infiniti, di citazioni, di... perché è un lavoro, sì, per mio, che è stato fatto, sì, però è allo stesso tempo un lungo racconto scorrevole, mai rimane sospeso, mai rimane spezzato, perché in mezzo a questi frammenti, in mezzo a questo, c'è sempre una riflessione profonda fatta con parole semplici ma particolarmente profonde, e quindi questa è la richiesta di questo libro, un saggio, che sì, è un saggio perché ci puoi trovare, vai lì e dici va questo qui, però con poche note, con un po' di note, ma particolarmente curate in questo, e le riflessioni di Valeria Fabini sono riflessioni che è bene leggere, perché sì, e quindi io a questo punto non so se vogliamo aggiungere anche, no, se hai qualcosa, vorrei semplicemente ringraziarla, sì, per la disponibilità, sì, perché appena le abbiamo chiesto di essere presente ha detto sì, e poi si deve sentire già presa per la prossima edizione dell'Umana Memoria, no, perché noi abbiamo bisogno di una donna sì, che ci incuriosisca, che ci aiuti a incuriosirci sui temi che ci riguardano direttamente ma che riguardano tutte e tutti, e che soltanto attraverso la conoscenza e il sapere possiamo provare ad indagare, a